Vediamo, vediamo. Buonasera, dovremmo esserci. Buonasera a tutti. Buonasera buonasera Igor, buonasera Marzio, aspettiamo anche Fabrizio. Buonasera, anche Fabrizio che dovrebbe arrivare. E sono commosso perché dopo quasi un mese riusciamo a giocare la terza sessione di La Porti un bacione a Fioraccia, dal titolo Bella figlia dell'amore. I titoli sono sempre meravigliosi, eh? Allora signori, voi vi state preparando psicologicamente per play? Assolutamente sì. Guarda che bell'uomo che è questo che è arrivato ora. Ciao ragazzi. Ciao Fabri. Ciao. Ciao Fabrizio, ben trovato finalmente. Finalmente. Quindi ci sei sia per questa che per la prossima? La prossima mi chiedi già troppo, eh. Aspetta che guardo. Dai. Ma ci controllo subito, ma presumendo che sia martedì prossimo. Potrebbe essere martedì prossimo, ma chi lo sa? A questo punto è esattamente un chi lo sa. Allora, ragazzi, oggi è il 9. Dobbiamo essere più forti anche della sfiga, dobbiamo essere. Guarda, martedì 16 ci sono. Cioè, quindi se riuscissimo a giocare due martedì consecutivi ci saresti? Sì. Tutti e quattro, cioè, potrei piangere. Sì, va bene, cioè, nel senso, se Sergio? Turni, sì. Sergio stasera non c'è, è a fare il PR. Ah, però ho capito, c'ha il... Almeno confermi, no? È a fare il PR per l'ultimo protocollo o per qualcos'altro? Non ho mica capito cosa fa. Io penso di sì, cioè. Mi immagino sembra molto impegnato, che... Immagino, sì, forse devo aver visto che c'era da qualche parte una sessione di ultimo protocollo, ma non ho capito se è online o se è in presenza, non lo so. Non lo so. Però sì, devo aver visto qualcosa. Ecco. Ok, allora, cercando di rinfilare quello che avete fatto l'ultima volta, che ormai risale a quasi 3 settimane fa, avete dato le botte al signor Verdirame e ai suoi 2 compari. E poi avevate lasciato Fioraccia ricchi di soldi, più o meno. Non tutti quelli che ci venivano, però, solo una parte. Esatto, solo una parte, perché Adelino aveva deciso di andare a Fioraccia per accertarsi che aveste fatto quello che doveva essere fatto. Con mio sommo dispiacere non vi siete fermati alla taverna di Mirko Valdo. A me questa cosa me la sono legata al dito, perché non vi piaceva la taverna dell'Urido, chissà poi per quale motivo non vi piaceva una simile località, una simile taverna tutta a temperatura ambiente, poi rigorosamente a temperatura ambiente, non vi è piaciuto, siete andati in un'altra taverna, cioè, o meglio, avete cercato un fienile dove dormire e durante il sonno avete avuto un sogno. Avete sognato i 3 tizi che insieme al quarto praticavano una messa, a quello che poteva sembrare un rituale, un qualcosa di poco raccomandabile. Ok? Vi ricordate qualcos'altro da aggiungere? Mi ricordo che il giorno dopo ci seguiva una capra, una cosa del genere. Esatto, quando vi siete svegliati c'era una capra nera che vi seguiva. Un paio di volte vi siete girati e l'avete trovata quando più vicina e quando più lontana. Questo era quello che era successo. E non mi ricordo chi di voi l'ha fatto, devo essere sincero, se l'avevate fatto una prova di
di magia o qualcosa del genere per vedere. Devo togliere l'audio. Ecco, aveva fatto Orlando per vedere se appunto era qualcosa di naturale o meno. Ok, ti ricordi com'era andata il test? Natura 19. Mamma mia, che cosa brutta. Che cosa pesa. Tanto te, Fabrizio, le nostre peripezie nelle altre due puntate le hai seguite, no? No. 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 Come no? Dobbiamo fare... No, ma... No, ma dico cliccare almeno su YouTube, cioè voglio dire, carichiamo gli episodi, facciamo, cioè è impossibile, Fabrizio, dai, su, cioè una visualizzazione in più sarebbe stata alla peggio, cioè l'ho fatto la visualizzazione, ma poi è più forte di ma non perché siete voi, vi voglio bene, ma sì, no, No, ma posso capire, come, non c'è niente di... Come si scopre che il Morgante sarà il primo a morire stasera? Cioè, veramente con questa... Caso. Con questa facilità, capito? Con questa facilità, ora sono le 9.48, alle 10 lo mandiamo a letto, via, a questo punto. Va bene. No, lo mandiamo a riguardarsi tutte le precedenti puntate, non a letto. Certo. No, anche, te la devi beccare come la corazzata Potionkin di Fantozzi, no? Cioè, don, 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 a ripetizione. L'occhio della madre. Sì. Allora, cosa fate ora, a parte tutto? Voi dovevate andarvene e avete trovato questo caprone, questa capra, con il tiro di sapienza magica, o non mi ricordo come l'hanno messo in Brancalonia, avevate scoperto che era effettivamente qualcosa di magico, con un tiro di arcano, avevate scoperto che era qualcosa di magico, e ora la palla, come dicono i master bravi, sta a voi con la ferale domanda: che fate? Ma scusami, la capra c'è sempre intanto? Percezione. Lo sbaglierete un tiro di qui alla fine della sessione? Sì, no, però vorrei anche dire, cioè, facciamo il tiro di percezione. Cosa vuoi dire? Cosa. Io, no, la dico dopo. Cioè, se dove... è una polemica, non la dire. Ma era un po' di polemica, non posso? No, la polemica no, dai. Solo cose buone. Ecco. Poi 19. Quindi, accidenti a te. Cioè, ma dico, sta cavolo di capra, Fabri, la vedo o non la vedo, nel senso. Fabri, tira. Ecco. Sì, io non so se... Vabbè, tiro un di 20, ovviamente. Ma non hai la scheda su... no, tu non avrai la scheda su... Ho fatto 11, non so se lo vedete voi. Noi lo vediamo, ma te lo vedi? Sì, lo vediamo. Allora, Tolkach, forte dei... Sì? Ho fatto 12 in totale. Guarda già. Allora, Tolkach, forte della propria magia, vede che la capra è ancora semi nascosta dalle frasche. Però la vedi e senti fare. Scusami, che ora è? Più o meno sarà ora di pranzo? No, ora di pranzo non è che dormite 12 ore, saranno le 10 del mattino. Le 9, le 10 del mattino. È giusto il momento in cui la capra viene messa in pentola e bollita. Ma ci stavo pensando anch'io che se fosse commestibile non mi dispiacerebbe, sai. No, è una capra. Sì, è una capra. No, avete detto che è magica, cioè, quindi... Non lo so se, vabbè, magica o non magica, bollita è bollita. Cioè... Sì, la carne è buona, sicuro. Allora andate a catturare la capra. Beh, in qualche modo bisognerà provare a interagire con questa capra magica. Cioè, è un caprone nero. Giusto. È un caprone nero, sì.
Io ho la capra, la capra, il caprone non so se si può far bollito. Ma il caprone basta saperlo cucinare, secondo me. Anche quello? Sì, lo devi marinare per togliere un po' di selvatico. Lo devi marinare. Ah, non è semplice prendere una capra, cioè catturarla, no, non è proprio... No. Bisognerebbe avere un qualcosa da dargli da mangiare per attirarla verso di noi. Avete una carota? Il sale. Anche. Anche il sale va bene. Io non... Scusatevi, ma io sto cercando di vedere quello che vedete voi nel Roll20, ma non lo vedo. Vabbè. Non sono capace. Veramente non c'è niente al momento su... forse non c'è niente da vedere, Fabrizio. Non vedo, non vedo i commenti dove ci sono i tiri e tutto. Boh, vabbè, lo stesso. Ma non c'è l'L2 per i due palloncini? Dove? In alto a destra? Sì. In alto... Ah, eccole, finalmente. Vedi. Se tu ci clicchi sopra... Sì, sì, ora vedo tutto. Ok, perfetto, basta. Scusatemi. Ma ti è arrivata la DSL a casa tua o sei sempre con 56K? No, 56K, scherzi. No, lui è ancora 1024 perché risparmio. 56K è troppo costoso. Allora, sai, a Genova siamo fatti così. Vai, vai, Genova. Salutiamo tutti gli amici genovesi che ci stanno guardando. Allora, cosa fate? Vi avvicinate al caprone? Sì, sì. Cerchiamo di avvicinarlo adesso, al di là delle intenzioni. Io sono al di là delle intenzioni. In groppa a Birillo, giusto? Sì, sì, te sei in groppa a Birillo. È vero, c'avevi il cane, l'avevo rimosso. Ma perché abbiamo l'avevo un cane, rimosso. No, abbiamo un umano sopra un cane. No, anzi no, non è un umano, è piano, un piano con le parole. Lui abbiamo una marionetta sopra un cane che adesso probabilmente prende un pezzo di corda, ne fa un lazzo e va a prendere il caprone. Un rodeo. Allora, cosa fate? Cosa fate? Allora, tu sei in groppa a Birillo, sì? Uno sprono. Lo sprono. Lo sprono all'inseguimento della capra. Ok, allora Birillo è tutto fuorché un rapido levriero. Ok, fai un tiro a addestrare animali. Subito. Addestrare animali. Poteva andare meglio. Ah. Per tutta risposta, Birillo cammina verso la capra, verso il caprone. Che potrebbe essere anche buono, perché così non lo spaventa. Esatto. E comunque io mi metto, gonfio il petto e sfilo col cane. Allora, quello che tu vedi, che sei il primo, vedi che il caprone anteriore destra la terra. E sta cominciando ad abbassare la testa come se si preparasse a caricarti. Sguaino la spada e mi preparo. Sguaini la spada, il morgante e il sacerdote cosa fanno? Il frate cosa fanno? E io preparo la mia zangola per vedere se riesco a pigliarlo tra le corna con una zangolata. La lancio proprio. Ma si può avere uno che c'ha una zangola dietro, cioè voglio dire. E poi abbiamo anche che il morgante Arlecchino stasera, cioè veramente una cosa. Sì, ma il morgante io aspetto che sbuchi fuori magari dal cespuglio e provo a brancarla di peso come a rugby. E ci butto sopra. Ok. Allora, la capra... Il caprone, no, diamogli il suo coso. Allora, il caprone si lancia al galoppo in corsa contro Orlando. Orlando, tu hai un'azione di addestrare animali per spostare Birillo, altrimenti ti prendi l'attacco in testa. Ok, ci provo subito.
Orsù Birillo. Sacco di pulci, spostati. 13. Allora, Birillo, muovendo, scrollando il capo, si sposta. Riesce a scansare l'attacco del caprone. Dietro di te c'è Tolcatus. Pronto con la zangola in mano. Io sono pronto con la zangola in mano e provo a pigliarlo tra corno e corno. Allora, vediamo se... l'attacco è un attacco in contemporanea fra te, che ti becchi la incornata, e, sì, e la zangolata. Quindi tu tira per la zangolata e io tiro per l'incornata. Allora, io ho un D20 più 6 perché sto caricando e ho fatto 21. Io ho fatto... Ah no, però scusami, però il tiro per colpire, no sì, non è niente di che. Hai fatto 6, hai fatto schifo. Cioè, gira la... schifo. Io ti voglio bene, ma gira la... Sì, okay. Sì. Allora, vabbè, okay. Perché sta caricando, subisci 2 di 10 più 2 di incornata. 15 punti di ferita. È tantissimo. Poca roba. È perché stava caricando. Poca roba. Se non carica... Certo. Boom! Mi vengono due punti. Dimmi. Tolcatus, tiro arcano nel momento in cui lei ti colpisce. Arcano. Perfetto, non mi sta... Sì, va bene, vai. Allora, Morgante, cosa fai? Io te l'ho detto, se mi passa lì, mi ci spiattello sopra per fermarla. Cerco di biancarla con le mani, col mio peso... e tenerla schiacciata per terra, ecco, tutto lì. Che cosa brutta. Allora, fai un tiro per colpire col bonus di forza. Ok. Devi prendere CA 12. Allora, ho bonus di forza più 3, 5, 3, 8, no. Certo, stasera ragazzi state facendo... stasera... I dadi sono i dadi, eh. Quindi mi esce dalle mani, cosa fa? Mi... Allora, improvvisamente parte la musica stile Benny Hill e urlando il furioso scattera da una parte in braccio in groppa a Birillo. Tolcatus si prende un'incornata e il Morgante cade a terra a bocconi o, come si dice a Firenze, a buo pillonzi, pronto a prendersi l'incornata del caprone. Iniziativa. Iniziativa, tranne il Morgante che la tira perché è per terra con svantaggio. Ok. E mi perdo sempre l'iniziativa io. Io ho fatto un ricco 5 come iniziativa. Iniziativa, però. Io avevo Fabrizio fatto 5... fa 5. Esatto. Ok. 5. Però... Allora, io ho fatto 3 più 2, 5. Fabrizio, quanto è destrezza? Stavo guardando, 0, 5. Allora, io ho fatto 5, Fabrizio 5. Igor 14 con Orlando. No, e che cosa devo fare? Perché non mi siete partiti. Ah, iniziativa, aspetta. Iniziativa, eccola qua. Dovrebbe arrivare. Eccola qui. Ok. Ho fatto 4, infatti. Fantastico. Allora, prima attacca... Scusate, ma io sto cenando nel frattempo. Allora, buona no, va bene. Allora, prima attacca Orlando, poi attacca il caprone... Poi attacca Fabrizio e poi attacca Tolcat. Vai Orlando, sta a te. Arrivo subito. Perfetto.
Pensavo tu dicessi io scappo. Non sarebbe una brutta idea. In considerazione di tutto ciò. Ho sbagliato, ho tirato già il danno. No. Prima il di 20. Ecco qua. 9 più la mia forza. Devi fare 12. Non ci arrivo. Forza 2 più 2. Ok. Allora, il caprone picchia il Morgante con un D20, a cui io devo sommare il bonus di più 2. Quindi il caprone fa 4. Io ho fatto 9. Tu quanto hai a CA? CA, sai che non ce l'ho neanche marcata, perché non ho armatura, non ho niente. Comunque al massimo c'ho, c'ho 10. Perché ho destrezza 0. Ok, cioè non ci credo. Te hai 10, io ho fatto 9. Mamma mia, sono nudo praticamente, non ho niente. Che sfiga. E ora sta al Morgante e poi a Tolkatus. Vabbè, io da terra provo di nuovo a prenderla. Ok, sempre con svantaggio finché non ti rialzi, perché sei per terra. Ok. Tira. 2 di 20 e scendi il più basso. E poi ci sono gli altri. Allora, 9, il primo dado, e il secondo 14. Quindi ho fatto 9 più 3, 12. Presa! Yeah. Per riuscire a liberarmi, la tua la CA del tiro salvezza è quanto te hai fatto? Quanto hai fatto te? Io ho fatto, abbiamo detto 9 più 3, 12, 12. Ok, allora lei quanto ci avrà di bonus di forza? Allora, perfetto, c'ha più 0. No, oddio! Cioè, tu stai combattendo. No, ma no, tu non stai combattendo né contro il gioco, né contro... Tu stai combattendo contro l'imponderabile, ineffabile, puro di Fabrizio. Cioè, veramente, vaffanculo. Che bello. L'hai presa, fai un tiro di arcano. Ok, cioè, ma guarda che a te se il Morgante deve rompere i coglioni. Allora vediamo un po'. 6 arcano, c'è proprio poco. No, 7 dai, più 1. Vabbè, comunque poco. Ok, non succede, non succede nulla. Ok, hai preso il caprone. Lo tengo forte. Si ce alza. L'ho, ce l'ho. Ora ce lo mangiamo. Sì, dunque, se lui ha preso il caprone, io provo a tirargli un'altra zangolata sulla crapa per vedere se riesco a servire. Ma perché bene, sì? Tiro per questo con vantaggio. Ti prego, fai uno e due. Con vantaggio devi fare uno e due. Ci proviamo. Ho fatto 23, quindi lo prendo e direi che... Ma hai fatto un 20 naturale? No, ho fatto 20 più la mia destrezza, più la... Diciamo, ho fatto 19, dai, non è che sia proprio okay. Malvagio. Cioè, fate veramente cacare, guarda. E gli faccio 6 danni. E gli faccio 6 danni, dai, su. Dai che ce la mangiamo, dai che ce la mangiamo. Meno male, no, vabbè, il caprone non è morto, però insomma, cazzo, 6 punti ferita sono abbastanza. Ora carico io con la spada, facciamo lo spiedo. Spiedinate anche me. Tiro per colpire con vantaggio. Allora. Tiro per colpire con vantaggio.
Arriva. Poi le chiudo io. Chiudile. Allora. Non riesco a chiudere quella di gelata. Vabbè, poi ecco. Vengo io. Vengo io. Ok. Fabrizio. Dimmi, scusate. Prima che tu vada via, mi fai un tiro salvezza su destrezza con difficoltà 10? Okay. Per evitare che Orlando il Furioso ti infilzi davvero, perché ha mancato. Oh, ma vaffa. E che cazzo, 20 naturale ha parlato con la capra. Guarda che Roll 20 ha un sistema quantistico per determinare la casualità dei tiri. E quindi lui riesce, cioè Fabrizio, contro un acceleratore nucleare vince Fabrizio, anzi il culo di Fabrizio. Vai pure Fabrizio. Allora guarda, col 20, vai, mi sono depresso, col 20 naturale ti concedo che hai infilzato ugualmente la capra. Eh beh, ovvio, cioè, mi fai anche ebè a presa di culo, ti rendi conto? Mi sembra il minimo. Arrivo. Che cosa brutta che sta. Basta, bevo per dimenticare. Cioè, ma ha fatto 20 naturale in faccia, è una cosa umiliante. Ma poi sul TS, veramente una cosa umiliante. Ma ha chiuso tutto, è uscito e ha chiuso tutto. Sì, basta, finito qua. Ha detto no. Ma ha già fatto, stasera ho già fatto abbastanza, me ne vado, via. Direi che sì, cioè, veramente, ma guarda, ecco. Io lo devo raccontare, tanto che torna. Cioè, un anno a Lucca siamo arrivati tardissimo, eravamo forse un giorno solo, cercavamo posteggio, Lucca piena, gente in doppia fila, eccetera, eccetera, in una via laterale c'è un camper parcheggiato. Noi la percorriamo tutta, non troviamo posto, torniamo indietro. Mentre torniamo indietro, dal camper esce un signore che ci ferma e guidava Fabrizio e gli dice: ha bisogno di posteggiare? E noi: sì, abbiamo bisogno di posteggiare. Beh, guardi, allora si metta pure davanti al mio camper, che tanto io non esco per i prossimi 3 giorni, anzi gli do anche un occhio alla macchina. Abbiamo posteggiato lì. Ti dico solo questo, ecco, cioè qualcosa, eravamo già adesso chissà dove. Ragazzi, dobbiamo andare a posteggiare, quindi. Venivi a posteggiare a Montecatini altrimenti, per riuscire. Praticamente. Quindi hai fatto un parcheggio onesto a Lucca, penso che tu sia stato l'unico. Sì, ma è incredibile, cioè arriva questo che esce proprio, lo vede, esce dal suo camper, e dice: ma lei sta cercando posteggio? Eh sì, però qua non ce n'è, ma non si preoccupi, si metta pure davanti a me che tanto non esco, anzi le do anche un occhio alla macchina. Ce la siamo ripresi la sera, comodo. Veramente, questo era nel camper, ha visto arrivare Fabrizio, ha detto: questo è Fabrizio, ha bisogno di me. sì, non... Allora, quindi quando è che giochiamo al Super Enalotto insieme a lui? Sì, appunto, facciamo una partita tutti insieme. Ma a parte sì, che lui i soldi non ce li metterebbe mai. Ma un euro ce la posso mettere anche, tanto con lui basta un euro, quindi il jackpot, quindi c'è il problema. Se i numeri sì, non è che devi fare un sistema o cose strane. No, cioè, butti un euro e prendi il jackpot. Tra l'altro una combinazione tipo dall'1 al 6. Sì. Sì, qualcosa del genere, sì. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ma in teoria, se fosse un gioco onesto, prima o poi quella combinazione dovrebbe uscire. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dovrebbe uscire. Se fosse onesto, sì, dovrebbe uscire prima o poi quella combinazione. Anche perché credo che adesso ci siano tipo 3 estrazioni a settimana, qualcosa del genere, non lo so. Sì. Però, allora, dai, andiamo avanti. Il caprone con mia somma tristezza giace esanime ai vostri piedi. O meglio, scusate,
giace infilzato nella spada corta di Orlando il Furioso. Vabbè, dunque ciao, che cosa beh, facciamo a parte iniziare i preparativi per cuocerla, voglio dire. Ma a parte il diciamo lo spirare di questa nobile bestiola, notiamo c'è qualcosa di particolare, non succede niente? Allora, salvo che... no, non succede nulla, anzi la puoi cominciare a aprire, a lavorare. Scusate. Sì, che... ok. L'abbiamo accoppato il caprone, no, per tuare. Ah, l'abbiamo accoppato? Bene. Assolutamente. Bene. Sì, allora. Non succede niente, quindi direi che iniziamo. No, giace esanime infilzato nella spada corta di Orlando. Sulla spada corta. Iniziamo. Allora, iniziamo quando lo cominciate a squartare per cominciare a togliere tutte le frattaglie, eccetera, eccetera, un fumo nero puzzolente esce dall'interno del caprone. Mi fate un tiro salvezza su Costituzione, difficoltà 12. Ok. Costituzione. Ho fatto 14, Costituzione, ok, 17. Cavolo, cioè. Orlando, te non lo devi fare perché non respiri, mi sembra, no? O respiri? Vabbè. Io supero. Non d'accordo, Orlando, te non lo devi... No, io non posso essere avvelenato, non posso essere... Ok, allora te non devi tirare. Te non devi tirare. C'è qualcosa di magico, No. È un odore orrendo praticamente, qualcosa di schifoso che esce fuori. E che schifo. Quello che vi colpisce è che esce fuori e forma una specie di piccola colonna nera, grigia, che arriva fino in cielo. Come se fosse una segnalazione, ecco. E non ci sono altri effetti, quindi potete cominciare a lavorare la carcassa. Salutiamo tutti gli animalisti che ci stanno seguendo e gli allevatori. E gli allevatori, no, vabbè, gli allevatori dovrebbero essere contenti, gli animalisti. Anche eventuali non animalisti ma vegani, direi che sono molto contenti. E che facciamo? Ma questa colonna persiste oppure a un certo punto? No, assolutamente. Cioè dura... È scomparsa, che poi va via. Se dura tanto, durerà 2 secondi, 3 secondi, ecco. Non è che sta 10 minuti a fare... fare aria, a fumare. Era già cotta dentro. Mi sa di sì, ma la carne sembra mangiabile, cioè da un'idea di allora essere... Parliamoci chiaro, o saggio monaco, tu mangeresti qualcosa da cui è uscito un fumo nero? No, direi di no, per quello che però non si sa mai, sai. Neanch'io, però la cosa mi ha fatto venire fame, ora ho voglia di capra, però. No, soprattutto c'è può sempre esserci di necessità virtù, cioè più che stare a pancia vuota, ecco, magari. Allora, l'aspetto non è molto invitante, anche perché nella vostra testa è sempre uscito quel fumaccio nero, però il morgante se la porta al naso e... Insomma, sì, sembra carne normale, ecco.
magari a cuocerla è buona. Potrebbe essere. Mirillo che fa? Birillo sta facendosi un bene amato cesto di fatti suoi. Ah, va bene. Okay. Cioè non è arrabbiato, non è nervoso, è proprio indolente. Ok, come sempre. Vabbè, birillo. Non è dalla carta. Però ragazzi, visto che c'è stato un momento di segnalazione nel cielo, magari... Ecco, spostiamoci da qua, prendiamo capra e cavoli, tanto per essere. E... Ma i cavoli dove sono? Vabbè, poi li troviamo. E direi di togliersi di torno e di spostarci per quanto possibile da qualche altra parte. Lo potete fare tranquillamente. Assolutamente. Portate con voi la carcassa. E direi che adesso prova a togliere la lumorgante, la carcassa. È mia la carcassa. Voi. Io li precedo con tanto di spada sanguinante. Un secondo. Ho sentito. Ragazzi? Sì? Sì. Mi sembra di essere... ok, no, non vi sentivo più, avete laggato per qualche secondo. Alla mia domanda, vi spostate con la carcassa? Ah no, sì, infatti. Sì. Noi eravamo anche commentando. Perfetto. Allora, vi spostate quanto basta per uscire dal sentiero. O come direbbero quelli bravi, dal tratturo per mettervi un po' al riparo e accendete un fuoco per cucinare la carcassa. Assolutamente. E io vorrei provare sì? A convincere il Morgante a spogliare la capra e indossarla per essere più temibile. Ma secondo te ho bisogno di una capra sulla testa per sembrare più temibile? Ti donerebbe. Sì, ti donerebbe. Ti donerebbe dall'alto... più temibile. Dall'alto del suo completino di Arlecchino, perché il Morgante è un Arlecchino. Sì. Esatto. Ma io pensavo tu te la volessi mettere te, Orlando. Ci ho pensato per un attimo. So. No, però siamo un corteo temibile. Cioè lui con la spada insanguinata sul cane, lui un arlecchino con la carcassa e la pelle di capra e io con la mia zangola sempre a modo di... E la misera che porta sfiga. Ragazzi, facciamo veramente... Siete un bel gruppone, oserei dire. Spacchiamo, direi. Effettivamente siamo sì. Un gruppo variegato. Fatemi un tiro percezione, gruppo variegato. Percezione. Fatto 20. No, eccolo. Dai, non puoi aver fatto. Hai fatto 20? Hai fatto 20 naturale davvero? 20 sì. Naturale ha fatto, sì. Confermo. Senti come buffa, è il dado. Se lo sapevo non buttavo via il 17. Cioè tu sfidi le leggi della fisica, Fabrizio, sfidi sì. Le leggi della fisica quantistica. Che cioè... palle veramente, guarda, cioè. Ti voglio bene Fabrizio, lo sai, vero? Sì, anch'io, per carità, ma... Mettiamo anche la musichina fantasy perché mi deprime, guarda. Venti naturale. Allora, voi è circa un'oretta che siete lì, quindi diciamo che avete fatto un po' di... Avete mangiato, quindi si è fatto
mezzogiorno. Quindi è un po' più di un'ora da quando avete ucciso la avete ucciso il caprone. Il Morgante, mentre è lì che sta per cominciare a zannare il cosciotto, perché ovviamente Orlando non mangia, il prete sarà in quaresima, quindi gli tocca mangiare fame, tutto al Morgante. Che ha fame. Prima di azzannare il cosciotto, tu senti chiaramente dei passi provenire nella vostra direzione dal tratturo. Sono passi come di qualcuno, sono perlomeno due o tre persone che si stanno muovendo con attenzione. Non sono nascosti, ma si stanno muovendo con attenzione. Ah, quindi facendo meno rumore possibile? Sì, loro due stanno facendo cacciare, ovviamente. Però tu ti accorgi di questo. Allora, in direzione di loro... Silenzio, silenzio un attimo. Stanno arrivando, qualche persona sta arrivando. In silenzio. Se, aguzzate l'udito. Sentite? Magari qualcuno che lo dici? Sono tre, sentite le tre persone che stanno venendo verso di voi. Magari vogliono approfittare del cosciotto, non glielo permetterò mai. Cosa fate? Mirillo, attacca. Ma no, ma aspetta un attimo. Però stanno allora facendo sentire. Quindi non hanno buone intenzioni, almeno. Dopo glielo chiediamo. Attacca. Ok, addestrare animali per far partire Birillo. Voglio vedere Birillo che parte. 19. Allora, Birillo, che è un cane che pesa i suoi 50-60 kg, per quanto improbabile, comincia a partire di corsa, o come direbbero gli allevatori, caracollando verso i tre tizi. E fammi un tiro per colpire, tiro un D20 e sommaci più 4, che è il bonus di forza di Birillo quando è lanciato al galoppo. Belin più 4, più di me. 17. Ok, allora te senti: ehi, bestiaccia, leone, togliti di qui sopra! Togliti di qui sopra! Ora vado a vedere. Allora, tu vedi che sono tre tizi. Uno è steso per terra con Birillo sopra che gli sta lavando la faccia. Che gli sta lavando la faccia. Però è un cane che era lanciato al galoppo di una settantina di chili addosso, che ti è saltato addosso, quindi puoi immaginare te quant'era grosso. E gli altri due che stanno coraggiosamente cercando col collare di spostarlo. Giù le mani dalla mia cavalcatura. Intanto. Fabri, che hai detto? Ho detto che io addento il cosciotto intanto e guardo la scena. Ok. Allora, quando tu dici giù le mani dalla mia cavalcatura, vedi che due si girano e fa: siete voi i ladri del cane! Ladri. Come osano darci dei ladri? Prima ci attaccate e poi ci offendete. No, veramente è lui che ci è franato addosso. Voi siete quelli che avete rubato il cane al professore. Di nuovo al ladri. E guardi, Marrani. Scusa, che fate? Il più teatrale possibile. Allora, tu sfoderi il tuo spadino, la tua spada corta. Ancora grondante sangue. Un po' rappreso. Aspetta, allora, la regia vuole dirvi qualcosa. Le cuffie se non ti sento. Pronto? Sì. Sì.
Ciao a tutti, intanto mi presento, sono Martina, sono moglie di Mirko. Ciao. C'è la regia. Ciao. La regia. Ma voi altri, ma vi siete resi conto che cosa state giocando o no? Birillo. Vagamente. Ci abbiamo. Abbastanza. Ma chi è Birillo? È il cane. Pronto? È il cane. Sì, ma quale cane? Ma l'avete mai visto, amici miei? Ecco. No, perché mi chiedevo se fosse chiara sta cosa. Perché... È una citazione continua. Perché è una citazione continua. Mi dicevo, lo sai che si sta... Ok, no, niente. Ha bevuto, dai. Ti do il professore. Veramente c'è un combattimento in corso. Certo. Ma vi piace... Voi siete tutti toscani? No. Non ce n'è uno. No. Oh, ma e ditemi un po' di dove siete. Sì. Genova. 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 Tutti Genova? È capitato così. Ah, bello. Ok. Tutti della Superba. Eccoci qua. No, io ho dato il tempo al a Mirko di bere il caffè. Gli è intrattenuto 2 secondi. Mi tolgo il disturbo e vi lascio al vostro gioco. Sì, il gatto, vabbè. Cioè, abbiamo un gatto piccolo, ragazzi, un gatto piccolo meraviglioso che praticamente è peggio di un bambino. Giocare. È peggio di un bambino. Allora, si sveglia la notte, stanotte a 10 alle 2 e da 10 alle 2 fino alle 7 vuole essere intrattenuto. Non vuole giocare semplicemente col gatto grande. Devi giocarci te. Devi giocarci te. Se no, ti butta per terra tutto quello che hai in casa. Quindi ci giochi te, voglio fare te, lo prendi in collo, ti comincio a fare diversi che non sono neanche un miagolio perché non sa miagolare, ti fa così a continuo. E poi aspetta, cos'altro fa? Ti butta sotto, per esempio, se c'hai dei soprammobili, una roba del genere, butta tutto di sotto. Possiamo giocare. Quindi la scena di due, io mi sveglio, non sono mai stata stanca così neanche quando avevo figli piccoli, perché tutte le nostre figlie hanno sempre dormito la notte. Quindi una roba da incubo proprio. Avete voluto il gatto? E ora mi ha golato. Ora mi ha golato, giustamente. Ma chi l'ha detta sta cosa? Come ti chiami? Io. Ma che fai? L'interroghi? Come ti chiami? Grande Fabrizio, l'ha detto una cosa troppo carina. Bravo. Io mi Fabrizio, l'uomo culo. Sbiato. Vabbè. Ci vorrebbe Birillo. Ci vorrebbe Birillo, sì, infatti, per giocare con lui. Con Coco, detto anche Coconut. Vi saluto, vi rilascio a Mirko. Ciao. Ciao. Buona serata, ciao. Ciao. Come se io ero... Birillo. Eccomi. Scusate, ma ho ripreso possesso della postazione. Allora, nella maniera più eclatante che puoi, sfoderi la tua spada corta. Loro ti dicono, ma voi avete rubato il cane. Siete dei ladri di cane. Ancora. Ma sto cane ci sta vedendo dietro da giorni oramai, ecco. Questo era il cane del Cerusico. Ecco, ci sarebbe una noticina. Sarà stato pure il cane del Cerusico, ma... Del signor professor Cerusico. Che noi abbiamo sfamato, tenuto, quindi ci sarebbe una noticina da pagare, da saldare. Spese da saldare, perché noi agli animali ci vogliamo bene, ne sa qualcosa il caprone qua presente, peraltro, ok? Però soprattutto quando, come nel caso del caprone o nel caso di Birillo, gli animali si affezionano così a noi, ecco. E quindi? Insomma... Voi che volete da noi? Il caprone che vuole entrare dentro di me addirittura, ha mangiato. Noi, eccoci, e su questa scena qui del caprone che vuole entrare dentro Fabrizio, io potrei anche farla finita. Queste scene orrende. Il caprone che per sua libera scelta... Per sua libera scelta entra nel mio stomaco, quindi... Allora, voi dovete restituirci Birillo. Il signor professor Cerusico ci ha mandato a recuperare il suo cane.
che poi non era suo, era della sua moglie Donatella, che era andata a vivere con l'architetto. Ma praticamente è uguale alla storia. Fate un po' di cambiamento. Però lui c'è molto affezionato. Non parla con me. Insomma, però adesso Grillo si è affezionato a noi, si è affezionato. Mi interpongo davanti a fra Birillo e loro e gli dico no, adesso ci sono io, Birillo è nostro. Frapponi fra Birillo? Fra Birillo e loro. Gli dico, allora vi fa lui, facciamo così, il signor professore, allora il signor professor Cerusico ha detto di darvi questo, se volete, e vi porge un anello. Dice, questo è un anello in cambio del pagamento dei vostri... Sì, no. È oro. Allora. Lo provo. Ormai io mi sono affezionato a Birillo. Birillo è affezionato... Vediamo cosa ne pensa Birillo. Per sua libera scelta, vada un po' dove vuole, sto Birillo. Non è che si può così allora, non considerare la moglie del professore, quindi è una catena di affetti allora, che non si può scherzare. Orlando, fai un tiro di addestrare animali con vantaggio dopo questa citazione. Ha subito. Sì. Con vantaggio. Allora, che follia, ragazzi. Quanto hai fatto? 13. Con vantaggio, eh? Eh sì, 13. Ok, allora Birillo, con la sua solita calma, viene verso di voi. Visto? Che il cane è nostro. E cancella parte dei bottoni disegnati sul legno di Orlando, perché lo lecca. Orlando, ti sta rovinando la camicia, eh? Non importa, lo abbraccio. Ok, allora i tre però hanno ordine di riportare al signor professor Cerusico il cane. E qui mi è venuto loro fanno un... Allora, cosa? Io faccio hai un tiro di iniziativa. Sì, ma intanto ai tre gli dico, ma perché non vi prendete un pezzo di capra, glielo portate al Cerusico e gli dite che questo è il cane? Perché il cane è bianco e marrone come colore, la capra è nera. Ma quella è carne, ormai, abbrustolita. Ho capito. Comunque io, con la mia fortuna, ho fatto 3 a iniziativa. Sta a voi. Allora, iniziativiamo. E dovete fare più di 3. Ho fatto 17. 19. A me compare sta iniziativa. Sì, 20. 20, ecco qua. Oh, ragazzi, stasera fioccano 20. Eh sì, per l'iniziativa, ora poi per gli attacchi. Ma guarda... Se andessi a fallire attacchi... Sono estremamente amareggiato. Siamo brutte persone eppure fortunate. Allora, avete tre servitori del signor professor Cerusico e voi siete in 3. Quindi parte Tolkat, poi Igor e poi Fabrizio. Sì, esatto. Vai Tolkat. Ok, dico, figliolo, guarda in alto e parto di triangola contro il primo che mi viene sotto, così, Che cosa brutta, tiro per colpire. E faccio... Cosa faccio? 8? Poco, mi sa che non... Niente, lo manchi. Niente. Lo manco, vabbè. Sta Fabrizio. No, scusate. No, sta prima Orlando, poi io. Sta Orlando e poi a Fabrizio. Orlando che con la sua spada... Io ho fatto 17. Ho fatto un 20 nat. Grande.
Va bene, allora io ragazzi, che vi devo dire? Siete bravi, giocate solo voi. D&D quinta edizione ha un sistema bellissimo, meraviglioso, mi piace tanto, e chi non lo apprezza ha peste e diluvio su di lui. Tira il danno, vai Orlando. Peraltro questa tua posizione così equilibrata e favorevole a D&D quinta edizione nota, quindi ho di 6 più 4 9. Come? Avevo il di 6 più no, più la forza, aspetta che sto ricaricando una 9 punti ferita. No, scusa, 7. Mamma mia. Quindi, Tolcatus, Crusca. 7. Ok. Allora, con la spadata apri un taglio nel fianco del servo. Al tuo indirizzo. Apri, tira per colpire. Non ti sentiamo più. Abbiamo perso. Anche Rolla abbiamo perso. Quindi sapere. Apri. Ah, ok. Abbiamo perso Mirko per un pezzo. Non... Per un pezzo non c'è più. Ho detto che Orlando apre un taglio. Ci siete? Brutte persone, vi odio tutti, voglio che lo sappiate. Mi sentite? No. Ma perché ti sentiamo per gli improperi e non per il resto? Ecco, questo è drammatico. E questo è drammatico. Allora, la sfilza di apre un profondo taglio. Ok, vai Fabrizio, tiro per colpire. Va bene, io visto che non ho armi, non ho armatura, non ho niente, io ci vado secco di pugno sulla testa, così tipo proprio alla Morgante. Tipo diciamo. Alla Morgante. Esatto. Tira. Ho tirato. 8 più 3, 11. No, Fabrizio, ti senti male? Hai sbagliato un tiro? Può capitare. Una volta l'anno, più o meno. Di tristezza. Allora, ora picchio Tolcatus, che è rimasta a 2 punti ferita, e lo uccido. Ci provo. No. Ci provo. Ho un ricco più 2 al tiro per colpire, quindi... Computer è arrivato a fine corsa, maremma pulita. Allora, tiro un di 20 più 2. Porca puttana, dammi deve 7 danni. Come ride Marco. Ti hanno toccato. Ora picchio Orlando. Ora picchio Orlando, sempre con un di 20 più 2. Ma Dio, ora veramente mi sto arrabbiando. Adesso arriva a me, mi colpisce, va bene, ok. Però. Eccoci, ora questa pianto. Ora prova a picchiare Fabrizio con più 2. Oh, e che cavolo! Ce l'hai fatta. E che cavolo, finalmente. Prendo le matite. Allora, cioè, 3-3, veramente. Cioè, questa ha 2 punti ferite e non riesco a farglieli. Che cosa brutta. Allora, intanto ora faccio il danno a Fabrizio, che è un D6 più 2. 7 punti ferita al Morgante. Maledetto. Sta Tolcatus.
io devo fare due punti ferita a Tolkato per buttarlo giù. Perché il master, come il master nei giochi indie, è sempre dalla parte dei giocatori e tifa sempre per i giocatori. Sì, eh. E allora, sempre rivolgendomi con fare un po' serio a quello che avevo provato prima a colpire, gli domando: dove sta Dio? E lui istintivamente guarda il cielo e io vado di zangola. E la blasfemia, zangola. E la blasfemia corre potente in questa campagna. E vediamo che succede. Devi fare sempre 16. No, per la miseria, evidentemente dall'alto vengo punito della mia... Il prossimo provalo dal basso. Allora, sta a Orlando, a cui il tizio rimane, vengono 4 punti di ferita al servitore contro cui sta combattendo Orlando. Vediamo se Orlando lo prende. 16. Arrivo subito. Dov'è? Venti. Tira il danno. 3 danni. Cioè, rimane a un punto vita, non l'hai ucciso? Vedi come... Okay. Vai Fabri, vai Kruska. Io ci provo. Io la mia missione è buttare giù Tolkatus e vedere che fallisce 3 tiri salvezza su morte. Il mio... Perché mi ha dato più 1? Vabbè, comunque 13. Più 3, 16. Perché hai tirato 2 di 20, Fabri? No, io ne ho tirato 1. Perché? No, non lo so, ragazzi. Vabbè. Ho sbagliato qualcosa. No, va bene, va bene. Hai fatto 13. No, più... No, 13 hai fatto. 11. Vabbè, perché vuoi fare 20, 14. Sporcaccione. Mancato. 14 mancato? Mancato. Allora. E ora, signori e signori, un attimo di silenzio. Lascio cadere la mia mazza, e qui l'erotismo sale a palla, lascio cadere la mia mazza su Tolkatus. Ho un bonus di più 2. Ho un bonus di più 2. Preso! Quindi! Cioè, ora ci uccidi tutti, lo preso. Sai, vero? Ma che vi uccido tutti? Non si muore mai a questo gioco. E subisci 5 punti ferita. E allora vado giù come un sacco di patate nel mio saio. Vai giù e dal prossimo turno tiri salvezza contro morte al nastro. Ora prova a picchiare Orlando. Allora, vado un attimo a prendermi un bicchiere. Venti un atto. Picchi con cattiveria. Poi si lamenta, capito? Madonna, davvero. Fabri, com'era il critico nel D&D? Faccio il massimo o tiro 2 dadi? No, ti raddoppi il dado e basta. Raddoppi. Bonus no. Cioè, tiri 2 volte il dado, praticamente. Quindi sono... Ok. Sette punti ferita. Kappa. E ora... ti ho buttato giù? No. Sono molto felice che non ti ho buttato giù. Come puoi sentire dal mio tono di voce. No, magari. E ora picchio il morgante come un fabbro. Ora mi ci vuole un altro 20 naturale. Basta anche. 16 più 2, 18 ti ho preso. Ti basta il 16. Ho classatura 10. E ti faccio 8 punti ferita. Sono a meno 3. Oh!
sono molto triste. Sono molto triste. Sono molto triste. Sono a meno tre comunque. Sì. Beh. Allora, bene, 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 bene. Siete tutte e due. Allora, siete tutte e due giù, KO. Sì. Dovete fare tutte e due da questo round il tiro. Quindi sta a Orlando picchiare. Orlando, picchio o scappi? Per ora picchio. Ok, vai. Allora, al tuo avversario resta un punto ferita e poi ne hai due sani. Sì, io qua nella descrizione c'ho fino a due creature entro tre metri, quindi le colpisco contemporaneamente due. Che cosa hai? Mi sono ricorda più. Ottimo, queste sono le soddisfazioni di questo gruppo attento. Per noi i manuali della quinta non hanno segreti. No. Per noi non hanno segreti. Noi player. Allora, aspetta. Aspetta, ho capito. Allora ti dico cosa c'hai. Te hai la capacità del guerriero di primo livello, che adesso ti vado a dire cos'è. Fighter al primo livello. Hai preso, allora tu puoi fare praticamente, hai preso uno stile di combattimento che Two Weapon Fighting. Hai preso quando usi due armi piccole puoi fare un attacco, un secondo attacco. Ok. E poi hai come abilità Second Wind, praticamente, per riprendere fiato recuperi come azione bonus un dado da 10 di punti ferita più il tuo livello di guerriero. Ok. Va bene, dai, faccio il tu puoi fare di recuperare. Tira. Ma riprendi anche fiato o no? Riprendo anche fiato. Se posso, riprendo anche fiato. Allora, quanto hai fatto? È un'azione bonus. Una volta per turno ottieni un'azione bonus. Okay. Allora, il tuo attacco è stato quanto? 14. Ok, l'hai mancato. Ok. L'hai mancato, ora riprendi fiato. Tira un D10 più 1, più il tuo bonus di guerriero. Più il tuo livello di guerriero. Ok, quindi un di 10. 6 più 2, 8 più 1, 9. No, no, è un di 10 più il tuo livello di guerriero. Ah, ok, 8. Perfetto, hai recuperato 8 punti ferita. Maledetti okay. Questi guerrieri. Però adesso te ti becchi tre ricchi attacchi. Ma i 20 te li sei già giocati tutti e tre ti picchiano, a meno che tu non lanci Birillo su uno di loro. Birillo mi darà la mano. Birillo fa qualcosa, ok. Ok, allora puoi fare un attacco con il bonus di più 2 di Birillo, tira per colpire. Allora. Matley fa qualcosa. Ti tiro il di 20 più 2, hai detto? Sì, sì, sì. Perfetto. Birillo. Allora, Birillo, per tutta risposta, come si dice dalle mie parti, si spuscia. Perché te gli dici fa qualcosa, si spuscia. E ora ti becchi tre attacchi. Ottimo. Vai. Ti beccherò una volta su tre attacchi. 16, 12 e 7. Allora, 15. Ma vai. Una volta. Allora, 18, 14 e 9. T'ho preso una volta sola? Sì. 15. Maledizione. Maledetto. Ok.
7 punti ferita. Perfetto. No, picchiano come Fabri questi per avere un D6 al coso. Poi, Tolkatus, tira un D20. Te. Otto, fallito, giusto? Sì. Anzi, no, tre, chiedo scusa, è che non ho gli occhiali e vedo male. Fallito, direi che ho fallito. Bene. Segna un fallimento. Segno. Morgante, segnato. Salvezza su morte. Vado. Due, fallito. Dai. E vedrai che è facile sbagliare. Segna un fallimento. Già segnato. Segna un fallimento. E siete in mano a Orlando. Orlando, che fai? Segnato. La domanda è sempre quella, scappi o resti? Sebbene l'istinto a questo punto mi dica fuggi, sciocco, attacco di nuovo. Ok, attacchi il tuo che è rimasto a un punto ferita o uno dei due sani? Attacco il mio, tanto togliamone intanto uno. Vedi il giocatore esperto, tira. Quanto hai fatto? 19. Preso e ucciso, le sue budella gocciolano sulla tua spada corta. Allora, se fossimo nell'old school, ora loro hanno perso un terzo del loro esercito per testare morale. Ma non siamo nell'old school. Non si è, poi comunque è una regola opzionale, quindi volendo. Hai ragione. Quindi ti becchi due attacchi. Potrebbe non essere impiccato. Esatto. Come, non ho capito. Ha detto esatto. Porca. Esatto. Ho detto esatto. Mm-hmm. Allora, faccio due attacchi, 19. Vediamo se butto giù il 3. Ma su cosa hai fatto 19 te? Allora, con uno ti prende e con uno ti manco. Vediamo se riesco, esatto, a ucciderti. Un di 6 no, più 2. Non ce la fai. 4. 4 punti ferita. Sei giù anche te? No. Ma quanto sei? La marionetta è fortissima. Ancora 11 punti feriti. Cioè, veramente. Maledizione. Ok, aspetta che adesso loro due, adesso c'è la scena bella. Allora, dopo l'attacco, tiro salvezza su morte o questa è la fine del round? Scusa, prima. Vai, Tolkat. Forza, vado nuovo. Vado. Ambarbaci, ci. Oh, superato. Ok, annerisco un successo. Annerisco un successo. Vai, Kruska. Annerito il successo. Quanto ha fatto Kruska? 17. Mamma mia, ragazzi. 17. E ora sta Orlando. Vai, Orlando, tiro per colpire. Arriva subito. 16. Preso. Potresti ucciderlo con un colpo. Ti gamberello. Sì, assolutamente sì. Com'è possibile? Com'è possibile ciò? Che è successo? Ha tirato 2. Hai fatto 1? No, ho fatto meno perché c'ho 2 di forza. Ha fatto un casino. Tiro il D6. 3, 2, 5. Allora, quanto hai fatto di danno? 5.
Mirko di nuovo detto giù? Non lo so. O in una pausa pensiero per vedere come ammazzarci meglio la scelta. Non so cosa è successo. Intanto buonasera a tutti i nuovi. Sì. Buonasera, ovviamente siamo educati. Buonasera. Che palle. Eccolo. Siamo un grande paese connesso dalla fibra. Ragazzi, fatemi un cenno. Ci sentiamo adesso. Siamo, Che coglione. No, sottolineiamo. Allora, ci siete, truppa? Sì, ci siamo. Ci siamo. Oh, ok, ci sei. Ci sei? Sì, ci sono. Marzio, Orlando. Sì, ci siamo. Allora, ci siete o mi state facendo parlare da solo come un bischero? Oh, ci siamo. Okay. Allora, io ho fatto due attacchi sul povero Orlando. Ho fatto un 20 e un 9, come potete vedere. Sì. 20 in alto di nuovo, vorrei sottolineare. Poi si lamenta di noi che lo facciamo. Esatto. Sì. Vai, Master, vai. Va bene. Andiamo verso il TPK. Ah, ok, ci siete. No, l'importante è che ci siate. Ecco, ok. Allora, quindi devo tirare per... Allora, 2 di 6 più 2. Scusate, mi avevo un attimo perso. Ero io che non c'ero. Allora, 2 di 6 più 2. 8 punti ferita. Non ce la faccio a ucciderlo, ti rendi conto? Che sfiga. Una marionetta. Allora, marionetta, sei in piedi o no? Sono in piedi, un po' malconcio ma fiero. Che palle! Allora, voi due per favore mi fate un 1 sul tiro salvezza su morte? No, anche no. Anche no, però sì, effettivamente. Rialzatemi, datemi una mano. Superato! Vado io. Allora, segna un successo, Tolkatus. Segnato 10 sono... è successo. Successo, no? No, 10, ti concedo il 10 su... No, 10. Sì, 10 no. È successo. Cioè no, da 11 a 20 è successo. Appunto. Da 11. Ma sei sicuro? Allora ne riusciti un fallimento. Allora, sì, perché sono 10 e 10. Sì. Cioè, guarda com'è cattivo Marzio, cioè ti rendi conto, io ti volevo aiutare, Marzio subito, mamma mia. No, beh, è giusto così. No, perché io... le regole, voglio dire. Così come sono scritte. Così come sono scritte, e adesso quindi ci sarà da ricomparsi i manuali, settembre-ottobre, e quindi varranno quelle nuove, belle, più belle di quelle vecchie. Funzionano meglio, sono più streamline. Allora io vorrei evitare di essere un rompicoglioni, ma a pagina 197 del manuale c'è scritto che un 10 o superiore è un successo. Va bene. Quindi hai più probabilità, quindi allora hai un po' più del 50% di probabilità. Vabbè, meglio. Allora, se il tiro è 10 o maggiore, tu hai successo. Pagina 197. Okay. Vedi che io me lo ricordavo meglio di Marzio? Poppero. Perché sei più giovane e allora te lo ricordi meglio.
però vedrei che appunto con le nuove regole cambieranno e miglioreranno questa cosa che trovo leggermente allora disfunzionale, peraltro. Va bene, ne parliamo dopo. Vai di Orlando. Vai, Contessa. Vadi, Contessa, vadi. Niente, 10 questa volta. L'Orlando non la racconterà. Però Orlando, anche te, cioè, veramente. Orlando, hai rotto un po' le palle ora. Ora devo fare due attacchi. Non posso... Non andiamo neanche per barare, capito? Qui è 2 di 20. Tanto fai 1 e 2. Se vi butto giù, veramente... 19 e 20. Ma, ma dai, poi dice di noi, Belin. Allora, non lo so. Cioè... Allora, l'ultima cosa che vedi è uno dei due rimasti che ti stacca un braccio e ti prende a sberle, staccandoti il braccio. Le mie ultime parole saranno Birillo. Allora, ora la cosa drammatica è che io non avevo previsto che sareste morti, capito? Perché contro tre personaggi di primo livello io speravo che la portaste a casa la buccia, però ok, sono le svolte impreviste del gioco di ruolo, sono le svolte impreviste del GDR. Allora, a questo punto noi ci fermiamo per un motivo semplice, perché non so cosa potrebbe fare la megera, l'ultima cosa che voi vedete quando riaprite gli occhi, vi ritrovate tutti e tre a un punto ferita, sopra la vostra testa c'è un bellissimo cielo stellato, e siete in un accampamento, dove una tizia viene verso di voi con spiccato accento spagnolo, che vi chiede: "Dónde está el manigoldo del conte?" E su questa cosa l'avventura finisce qui. E ci prepariamo al gran finale, che forse potrebbe essere già la prossima settimana. Sì, se lo sa. Bene, sì. Se ci siamo. Se ci siamo. Questa è la fiatata, bruceranno. Perfetto. A questo punto un gruppo di terroristi sgancerà un'atomica e farà un impulso elettromagnetico su tutta l'Europa occidentale. Non andranno male. Quindi non allora, vanno più nemmeno le connessioni state... di quelli bravi a fare lo streaming. Va bene, allora ci sto. Allora salutiamo quelli che ci hanno guardato. Ciao a tutti. L'arrivo di Krusk è stato fondamentale, oserei dire, per la sessione di stasera. Io mangiavo a caprone, se no. Perché soprattutto... Ci ha permesso di giocare, altrimenti in due non avremmo potuto giocare neanche stavolta. E aspettiamo, ne vedremo delle belle per la prossima settimana, anche perché ci sarà la magera che dovrà parlare con questa tizia di "Dónde está sto manigoldo del conte?" Vedere va che bene, si passa da una sessione bene. Di Brancalone a Passione della Passione è un secondo. Allora, voi restate che facciamo, come dicono quelli bravi, il debrief, certo. Cioè tiriamo due cazzate a telecamere spente. Buonanotte a tutti. Va bene, buonanotte a tutti. Ciao. Eccoci qua. Aspetta. Dovrebbe essere partita la sigla. L'ho vista partire. Sì. Io ho chiuso con me comunque la trasmissione sul canale mio, nostro, quindi va bene. Perfetto.
Fabri, ricordati poi la solita cosa di salvare.